Siamo sempre al Blunt, Blunt Skate Shop, sono le 16:20, siamo con The Naked One, una band che nasce come progetto thrash metal secoli fa, Third Room, giusto? Si chiamava, no? E Third Room, poi abbiamo cambiato genere, abbiamo cambiato appunto anche il nome. Anche formazione, giusto? No, la formazione è sempre stata quella. Siete sempre voi. Quindi adesso però l'indirizzo è più hardcore, in che direzione siete andati? Beh, è triste magari direzionarci su un genere prestabilito. Diciamo che a noi esce bene un genere che sia comunque pesante, diretto, che stia fra metà, fra metal e hardcore. Di dove siete? Siamo di Chiampo, Arzignano. Provincia di Vicenza? Sì, sì, di Vicenza, e appunto suoniamo principalmente in questa zona per adesso. Ma però dovete andare fuori anche, giusto? Speriamo. E mi parlavate prima di un EP appena realizzato, appena terminato. Io ho ascoltato solo un brano che è già disponibile online, Destroy Terrorize, giusto? Ok? E il brano è molto interessante, per questo li abbiamo invitati qui, perché comunque vogliamo ascoltare tutti e cinque i brani. Parlaci un pochino di come, anche anzi chiedo a te, come sono andate le registrazioni, se siete contenti di come è venuto il lavoro e che cosa volete farne adesso. Beh, allora abbiamo fatto le ultime due settimane in studio, come ho detto, al Raptor Studio, e è stata una bella esperienza anche a livello di crescita come gruppo, come band. Ci hanno aiutato con le canzoni, hanno un po' cambiato. Era la prima esperienza in studio o tu mi dicevi che hai già fatto qualcosa prima? La seconda, siamo già stati precedentemente in un studio sempre a Vicenza, abbiamo fatto la prima demo finché eravamo Third Room. Chi è che è stato il più scarso in queste sessioni di registrazione? Dai, diciamo il nome del più scarso, di quello che ci ha messo di più. Eccomi qui. Il cantante qui. Eccomi qui, sì, esatto. Che problemi hai avuto? Ah, per ubriaco. No, problemi di canzoni stravolte all'ultimo e troppa abitudine nel cantare in un modo. E quindi ci sono stati vari take, poi vabbè, non avevo mai registrato seriamente la voce, quindi... Certo, è comunque un'esperienza molto... Traccia su traccia... Ma qui arriviamo al nome dell'EP, così capiamo anche perché prima ti ho detto che forse eravate ubriachi. Come si chiama l'EP e da dove deriva questa storia? Perché prima me l'hanno raccontato. Si tratta di una vacanza a Rimini particolarmente interessante, quindi vai, racconta. Beh, diciamo che il titolo dell'EP viene da affari di quest'estate. Endless Party si chiama. No, esatto, Endless Party. È stato scelto all'ultimo, però ho pensato... C'è stato tanto alcol in queste vacanze? Ce n'è stato. Pensavamo che l'atmosfera creata dall'EP e il nostro modo di essere, di comportarci, di vivere, ci ha respicato questo titolo e abbiamo pensato di chiamarlo così. Suona anche bene. Ok, ottimo. Allora vi chiedo di darci tutti i vostri riferimenti online per sapere insomma delle vostre prossime date. Se avete già qualche data fissata, magari mi lanciate la data, così facciamo un po' di promozione per chi vuole venirvi a vedere. Allora, ci trovate su Facebook, basta scrivere The Naked One. Non vuoi dirci tutto il link per esteso? Non lo so, tutto il link. Lo sai tu? www.facebook.com/thenakedone. Guarda, questo è veramente emozionante. Non siamo mai riusciti a farlo dire a una band. Beh, allora, avanti con le date. Allora, abbiamo al 1° ottobre, abbiamo una data a Valdagno, ex inceneritore se non sbaglio. E poi al 28, sempre ottobre, che alle 20. Saranno di Montecchio. Le 20 di Montecchio ci saranno Little Papers, magari sono... Li conosco, sono sempre della zona, giusto? Esatto, sono più di Lunigo mi sembra, poi Mellow Toy e altri gruppi che non mi ricordo, ci hanno invitati che fanno l'anniversario della band. Ottimo, 28 ottobre. 28 ottobre. Allora ragazzi, 28 ottobre, The Naked One, l'altra era il... Poi ci sarà... sembra che a dicembre ci sarà un secondo Underground for Benefit e vi invitiamo ad essere presenti, visto che come lo dice il titolo è for benefit, quindi non vi pagano.
No. No, comunque è di beneficenza, quindi venite numerosi, bevete tanto, perché tutto quello che berrete andrà in beneficenza. Ciao The Naked One, grazie per essere passati, alla prossima. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Arrivederci. Grazie. So many odds, I've never fought.